Salve, gente, sono Jack di Gaming Knowledge. Benvenuti in questo video di Skyrim Special Edition in difficoltà leggendaria. Ho tolto la webcam perché è abbastanza tardi. Sto giocando con le luci spente e quindi, insomma, ho deciso appunto di toglierla. Abbiamo qua il nostro Sven, che io chiamo sempre Sven, ma Sven è più figo. Completamente ridisegnato, gli ho dato tutti gli equipaggiamenti più pesanti. Mi sono svuotato di ogni cosa inutile. E ho messo tutto in questo baule perché ho pensato, piuttosto che farmi la passeggiata uscendo, preferisco avanzare in questo dungeon, visto che magari poi, insomma, troviamo qualche altra uscita che ci permette di tornare indietro più rapidamente. E quindi ho provvisorio, ho messo tutto lì, insomma. Allora, adesso che facciamo in questo punto? Bella domanda, perché non ne ho idea. Gli attacchi da fermo caricati infliggono danni extra del 25% con la probabilità di decapitare il nemico. Vaffanculo, no? Questa abilità non lo so, non è che io la apprezzi tantissimo. Allora, combattere a due mani. Però chissà, potrei mettere due coltelli? Oh mio Dio, devo provarci. Devo provarci. Tra l'altro avevo dimenticato di riprendermi il piccone. Ecco qua. Oh mio Dio, devo provarci. Allora, dov'è? Coltello orchesco, cos'era? Dov'è? Merda. Allora, dovrebbe esserci il coltello. Il pugnale. Pugnale orchesco? No. Pugnale orchesco. Ok, questa la devo provare. Perché se gli attacchi così sono più veloci, no? Vediamo un po'. Allora, mi sembra abbastanza veloce. Forse se sblocco l'abilità diventano automaticamente più veloci. Oh mio Dio, questi sono 50.000 attacchi. Secondo me, se da nascosto faccio questo, massacro chiunque istantaneamente. Allora, dobbiamo provare. Qua vicino dovrebbe esserci una donna, perché avevo sentito prima una voce. Avevo sentito la voce di una donna che tossiva, faceva. Allora, cosa abbiamo qua? Nulla. Abbiamo punti di scassinamento extra. Niente, solo un secchio per cagare. Oh mio Dio, ma inizio proprio a rotolare all'infinito? No, questo è troppo divertente. Oh mio Dio, dobbiamo vederlo così. Allora, così faccio solo una capriola. Invece, da questa modalità, lo premo una volta e inizia a rotolare all'infinito. Cosa ho fatto volare? Cos'era? C'era un oggetto. Ah, ecco, una pala, vabbè. È divertentissimo. Ho preso. Andiamo qua sotto. Ok. Più su. No, più giù. Sono le ore 7. Forse anche le 7:30. E ho tanta voglia di una bella pizza. Mi sa che mi ordinerò una bella pizza con pistacchio, mozzarella di bufala. Con pistacchio intendo la granella di pistacchio. Philadelphia messa sopra e prosciutto. Prosciutto crudo. Una pizza che si chiama Principessa. Ovviamente pizza
qua che si sono inventati da me, neanche siciliana, perché i nomi variano anche in Sicilia stessa. Questa pizza è una pizza pachinese, chissà da dove l'hanno presa. Con pachinese intendo di Pachino, che sarebbe il mio paese. Oh merda! Oh merda! Che è successo? Ah, vero, mi devo abbassare. Ok, ci siamo. Iniziamo a fare gli esperimenti. Batti sotto. Vediamo quanto danno gli facciamo. Fare di meglio? Si è alzato? Porca troia, si alza? Quindi forse non era una buona idea. Che poi tra l'altro non è che cioè potenziava gli attacchi a una mano, vediamo. Cioè gli attacchi a due mani singoli, normali, non quelli caricati. Come dovrei fare? Dovrei alternarli tipo, fare uno, due. L'attacco con la mano sinistra è lentissimo. Non lo so, sono abbastanza perplesso. Ma non si rialzano questi Draugr. Non così in fretta. Vaffanculo, cioè, ero convinto che colpissero ovunque, invece non colpiscono completamente. Vaffanculo. Allora facciamo così. Ordiniamo a quel rincoglionito di Swain che si sta fermo. Maledetto, statti qua. Sono dietro. Va avanti tu. Rompi palle. Ok. Adesso dovremmo essere in grado di eseguire per bene il nostro attacco. Se solo sto stronzo si fermasse. Oh, finalmente, vediamo un po'. Ok, questo è quello che abbiamo ottenuto con questo attacco doppio. Che è successo? Che insomma non l'ho trovato proprio il massimo. Che... Oh mio Dio. Copro, va avanti tu. Ok. Adesso possiamo fare tranquillamente tutti i nostri esperimenti. Allora, ora il coglione è passato di qua, giusto? Giusto? Sì, ok. Iniziamo a segarlo di colpi. Merda. Devo aspettare che si ferma. Ok. Ho voluto fare quest'altro esperimento, cioè passargli davanti rapidamente. Forse se passavo poco più lontano. O se almeno non ero, insomma, di fronte alla luce non mi vedeva. Armi Nord. Mi pare siano più forti del passato. O forse no. Avevo letto che le armi pian piano si potenziano in base al livello. Però forse semplicemente significava che trovavamo equipaggiamenti più forti, cioè di grado maggiore. Comunque le armi Nord non le prendo perché non valgono un cazzo e pesano tanto. Mi annoia prendere pure queste cose, basta. Ok, vediamo un po'. Ma che merda, oh! Niente, non mi vede. Oh mio Dio, qualcosa di veramente buffo. Ok. Più o meno ho visto la velocità. Il 25% dovrebbe essere... Insomma, dovremmo notarlo. Gli attacchi con due mani sono più veloci del 20%. Vabbè.
Beh, sembra più veloce, vediamo. Sì, mi sembrava più veloce. Beh, per fare in realtà una prova rapida potrei fare semplicemente questo. Ok. Sì, sono più veloci, wow. Però è una cosa veramente stupida. Allora, aspettate un attimo. Allora, io mi alzo. Ah, ecco. Ma guarda un po' che sorpresa. Allora, praticamente in piedi fa un'animazione forse diversa. Vediamo, togliamo questo. No, è sempre uguale. Solo che diventa tipo più veloce. Al prossimo livello diventa ancora più veloce. Boh, vabbè, ma non mi sembra alla fine un perk così valido, così interessante. Scartiamolo. Ah, che cazzo facciamo? Potremmo aumentare la resistenza dell'armatura, che insomma non sarebbe niente male come cosa. Però ah no, qua siamo negli scudi. Però io direi che dovremmo fare anche delle buone scelte. Armatura leggera o armatura pesante? Allora, nella forgiatura abbiamo una serie di armature che possiamo andare a sbloccare. Qua ci sono quelle elfiche. A scaglie a piastre, quindi credo pesanti. Di vetro dovrebbero essere leggere. Ossa di drago credo pesanti. Daedriche, non lo so, forse leggere. Anche ebano, forse leggere. Forse una è leggera e una è pesante. Io credo che la daedrica dovrebbe essere leggera, visto che potrebbe essere, cioè non è possibile che abbiamo daedrica pesante e poi di nuovo drago pesante. Quindi forse queste due sono leggere. Perciò, se noi andiamo a sbloccare, cioè andiamo a puntare sulle armature leggere, dovremo puntare alla fine su quelle daedriche, piuttosto che sull'armatura di drago. Mi sembra abbastanza una scelta buona, credo, condivisibile. Ma facciamo una cosa, va. Facciamo quello che faccio sempre. Mi spiace farvi perdere tempo ogni volta. Semplicemente aspettiamo e per adesso non sblocco nulla. Picchiamo questo tizio e basta. Qua avevo raccolto? Sì, avevo salvato dopo che avevo raccolto. Direi che possiamo sguinzagliare Swen. Swen. Andiamo, muoviamoci. Ok, è il momento che tu venga sguinzagliato contro l'avversario. Oh, ma dove cazzo se n'è andato? Vabbè. Qua tra l'altro c'è una porta. Lungo inizio video, forse noioso, mi dispiace. Guardate quanti tesori dietro una stupidissima serratura semplice. Abbiamo trovato un'arma rara? Spada dell'Aquila Rossa?
Oh mio Dio. Dov'è? Sono confuso. Forse non era una spada, forse abbiamo sbloccato la magia di evocazione della spada rossa. Evocazione? No. Ok, sono sinceramente confuso. Allora, rieccoci qua. Leggenda dell'Aquila Rossa. Ah, era una missione, trova la spada dell'Aquila Rossa, vaffanculo. Vabbè. Porta la gemma insolita a un esperto di preziosi. Ok. Altro baule. Questo cos'è? Ah, il filo che collegava il baule, fantastico. Vediamo se la troverà di suo. Ora ti faccio vedere io. Praticamente il trucco è che se lo si tiene lontano. Praticamente lui non ti tocca e tu puoi continuare a picchiarlo. Wow. Ok. Si avanza. Lo scudo di ferro lo prendiamo. Ecco qua. Prima però togliamo questo coltello extra che non serve a molto. Eravate stati tutti avvertiti di non entrare nella mia stanza del tesoro. Ma Roars pensava che scherzassi, ora è morto. Avete avuto tutti la vostra parte del bottino. Se sorprende ancora uno di voi mentre cerca di entrare, non lascerò che le trappole lo uccidano. Ci penserò io personalmente. Righel, braccio possente. Ok. Abbiamo scoperto che qui c'è qualche boss che probabilmente si chiama Righel, braccio possente, e quindi probabilmente utilizzerà armi a due mani e sarà tipo P. È lui, Righel, braccio possente? No. Borseggiamolo. Oh mio Dio, cos'è? Nutriti. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ragazzi, non c'è la webcam, ma io sono rimasto con la bocca aperta. Quando ti nutri il tuo vampirismo si indebolisce. Oh mio Dio, quindi il tuo sangue di vampiro ti rende vulnerabile al fuoco del 20%. Siamo tornati indietro negli stadi del vampirismo. Quindi posso curarmi? Oh mio Dio, sono apparso dal lato sbagliato. Wow! Non sembra cambi morto, tuttavia. Ok, no, il mio vampirismo! Uffa, non sono tanto felice, sinceramente.
Vabbè. Tanto poi torniamo di nuovo vampiri. Massacro totale. Siamo già quasi al limite del peso nostro, però. Ancora abbiamo Sven. Altre lettere. Mi sono rotto di leggere lettere. Se mi sbloccano dei luoghi va bene, se no niente. Ancora. Stessi avvertimenti di prima. Abbiamo dimenticato Sven indietro. Usiamo il nostro trucco di movimento rapido tramite attacco pesante. No, l'ho sbagliato. Ok. Andiamo. Cosa vuoi darmi? Un po' di roba voglio darti. Mi deve aiutare a portare tutte queste cianfrusaglie. Ok. Perfetto. Io resterò qui allora. No, vero, me lo devo portare dietro però. Siamo pronti a partire. Muoviamoci. Lo stavo dimenticando qua. Non vedo l'ora di trovare quel braccio possente e spezzargli il braccio. Copro le spalle. D'accordo. Di che si tratta? D'accordo, Gli facciamo pure raccogliere questa robaccia ho col capito. trucco. D'accordo, ho capito. D'accordo, ho capito. Male, male. Oh mio Dio, quanti sono. Allora, Sven. Sono dietro. Va avanti tu. Oh, cazzo. È molto ridicola come cosa. No, ok. Non devo fare il rumore, Sven. Ti copro le spalle. Va No. avanti tu. Sì, coprimi le spalle, esatto, stati lì. Io devo andare a sterminare in maniera ridicola tutti i nemici. Wow, guarda qua. Il fuoco è una fonte di luce, no? Se mi avvicino mi vedono? No, è inutile. Allora, eliminiamo questo. Sicuro. No, non ce l'ho fatta. C'eravamo vicini, però. Allora, iniziamo magari da uno più debole. Questo cos'è? Bandito normale. No. Ok, un solo colpo. Questi si allarmano. Oh mio Dio, questo tizio era un pazzo. Si mette qua sopra, no? Fa ridere. Oh, merda. Così non ci siamo. Facciamo con calma, va, se no rimango qua per sempre. Allora, uno. Cioè, pure se mi vanno addosso non mi vedono. Dai, avvicinati, niente. Oh mio Dio, troppo esilarante. E questo?
Sono un ninja. Fantastico, cioè. Stai buono, stai. Ora di farla finita. Lasciate in pace il mio Swen. Madonna, non gli faccio nulla. No! Maledetto Swen. Ma posso? Vediamo. Vaffanculo. Dai, dai, dai. Swen è praticamente messo al muro, ma messo al muro non è adatto come termine, è più adatto dentro il muro proprio. Ok. Siamo usciti dalla situazione in realtà non molto difficile e pericolosa, visto il fatto che noi siamo dei ninja. Possiamo farci anche un tonnellino. Ecco, adesso guadagneremo più punti d'esperienza. Potevo farlo prima. Anzi, avrei potuto farlo sempre, visto che non lo faccio mai. Andiamo. Allora. Cosa vuoi darmi? Riempiamo Swen completamente a questo punto. Almeno ci proviamo. E poi gli facciamo prendere tutta l'altra roba pesantissima. Che così possiamo portarci dietro più cose. Ok, ottimo, ottimo. Io resterò. No, no, no. Muoviamoci. Tu non resti qua. Tu raccogli tutto. Sono dietro di te. D'accordo, di che si tratta? Raccogli quello. Poi raccogli quello. Ho capito. Quello. Quello. Ho capito. Quello. D'accordo. E insomma, ogni cosa ti farò raccogliere adesso. Prima però magari diamo un'occhiata qua intorno. Così il resto della raccolta me la faccio off screen. Un bel po' di idromele. Guarda, avevano una specie di locanda praticamente allestita. Vino. Un martello nascosto, fantastico. Ok, qua. Che c'è, roba? Porri grigliati, buono. C'era scritto cotolette? O me lo sono immaginato? Sarà la fame che mi fa immaginare cose. No, patate cotte, cotolette. Ok. Mi sa che qui c'è un altro punto in cui Swen dovrà aspettare e successivamente adempirà il suo unico vero compito, ovvero fare da raccogliere roba. Dai, dai, no, non funziona più il trucchetto. Dai, veloce. Niente. A volte funziona. E riesco a prendere libri rapidamente senza che si attivino le animazioni, altre volte no. Ma questo è pazzo. Padre, ascolta, tu mi hai sempre detto che maneggiare un ascia era l'unica cosa che avrei fatto bene nella vita. Dunque cosa ti aspetti che faccia? I mando della tempesta pagano una miseria per arruolarsi e non ho intenzione di combattere per quei luridi imperiali. Ho messo su una buona attività derubando i mercanti lungo le strade qui e non mi interessa quello che pensi di me. La tua piccola tigre dei denti a sciabola ha un'attività rispettabile qui e non ha alcuna intenzione di rinunciarci solo perché tu hai paura di essere scoperto. Ok. Wow.
Wow! Fighissimo! Niente. Dai, prendi questi libri rapidamente. Non funziona mai. Ah, ecco. Ogni tanto funziona. Forse si attiva in realtà semplicemente se premo rapidamente e col giusto tempismo due volte A. Ehi là, roba di valore. Oh sì, divertente. Abbiamo trovato il nostro boss. Che dobbiamo fare? Dobbiamo provare prima a parlargli. Quel libro era misterioso. Iniziava con la D. C'era una D e poi c'era scritto occulti. Vabbè. È una donna. Posso parlarle? No, no. Non proprio. Ciao, Hai scelto un pessimo no, momento per servirmi. ho ucciso per sbaglio tutti i tuoi amici. Che succede quando mi Ciao. colpisce con lo scudo? Inizio a muovermi come se fossi ubriaco. Mi è sembrato di vedere che ha un coltello molto interessante. Allora, per prima cosa, succhiamo la sua energia. Oh sì, è una cosa un po' hot. Questa tizia qua che dorme a noi, che succhiamo dalle sue tettine il suo sangue. Parte sbagliata. Oh oh, mi ha visto, aiuto, aiuto. No, no, è stato uno sbaglio. Questa è proprio forte, porca troia. Proviamo a darle fuoco? Mamma mia. Una potenza, guardate qua. Non gli faccio nulla. Che potenza. Però anche Swen non è da meno. Dai, Swen, forza! Mi fa pena, poveretta. Vabbè, però è una solo. Alla fine è solo una psicopatica. Che diceva al padre che aveva un'attività di tutto rispetto. Sì, come no. E ora, colpo finale. Ah. È un altro, no, niente, non la uccido. Ok. Tanto oro, una bella armatura completa. Pugnale elfico, ok. Ma no, non ok. Non è un upgrade in realtà. Allora. Posiamo provvisorio la roba più pesante. La lasciamo qua a terra. Ok. Bene. Diamo un'occhiata rapida qua in giro. E se abbiamo finito. Se abbiamo finito potremmo anche salutarci in caso. Ok.
Siamo arrivati al tesoro. Abbiamo anche un'uscita. Trappole? Mi sembra di no. Il tesoro non è qua. Ma è qua. Oh mio Dio. Questo è abbastanza strano, visto che noi non dovremmo... Ah! Questa non è una semplice trappola. Ancora trappole? Era veramente ossessionata questa tizia, eh? Altre trappole. Allora, cerchiamo di muoverci più rapidamente, va. Martello di ferro, via. Ok. Da qua probabilmente sarebbero uscite delle lame. Poi... Qua non ne ho idea. Cos'è? Ah, ok. Non le attivo, ovviamente. Le pedane però si attivano. Sono qualcosa di diverso. E attivo anche gli oggetti. Non ci sono... Draugr che si risvegliano? O che escono da qualche strana tomba? No. Wow! Elmo di pelle di distruzione! Veramente bello! Ah! In realtà non è poi così tanto, però ci sono un bel po' di pietre. Candeliere d'argento. Stampo d'argento bizzarro. Wow. Questa sembrerebbe un'altra trappola. Ecco, da lì forse uscivano frecce avvelenate o... altra roba simile. Ma non abbiamo ancora finito. C'è qua un baule con altri lingotti. E qua abbiamo l'uscita. Va bene, mi riorganizzo e torno qua con Suven. E questa era la lettera del padre. Per i 9, Rigel, pensa a ciò che stai facendo. Non mi importa se uccidi una coppia di mercanti cagiti che commerciano in scuma. Ah, ecco chi erano tutti quei caciti. Loro non dovrebbero comunque trovarsi a Skyrim. Ma pensa a ciò che stai facendo. Ok, quindi il padre era un razzista. Ci sono eserciti che combattono là fuori e di tanto in tanto sono costretti a usare le strade. Cominceranno ad accorgersi delle sparizioni dei mercanti. Perché non ti rulli anche tu? Ho rinunciato all'idea di vederti sposata con il figlio di un mercante, dato che la tua faccia somiglia più a quella di uno skiver. Poveretta, ma non è vero, era carinissima. Ma ciò non significa che tu non possa indossare un elmo e trovare lavoro come soldato. Usa quelle braccia possenti che hai ricevuto in dono, ragazza. E smettila di inviarmi i soldi, non mi serve la tua carità. Chissà se è possibile trovare il padre da qualche parte. Sarebbe molto molto interessante. È come se li prendessi io, solo che vanno in un inventario infinito all'interno del corpo di Swen, che è tipo il corpo di Kirby. Conoscete Kirby? Della Nintendo? Una palla rosa che che praticamente può ingoiare qualsiasi cosa all'infinito e rimane sempre della stessa grandezza. D'accordo, ho capito. Ecco, basta che lui è vicino, io premo ed è come se la mia hitbox di raccolta si estendesse in tutto intorno a lui. Certo. Come la Vodafone, tutto intorno a me, però in questo caso tutto intorno a Swen. Allora, cosa ho raccolto adesso? Praticamente ho raccolto tutta la roba. Vabbè, questi... No, guardate, sono così ingordo che prendo pure questi. Ho raccolto tutta la roba che avevo messo da parte
per poi prendere più tardi. Avevo messo da parte all'interno di un baule. Bene, l'ho presa tutta, dandola tutta a Sven. Adesso butto a terra pure questa roba qua. Vi faccio prendere pure questa. Però forse ho fatto un errore perché è rimasto là. Bene, ora che abbiamo finito di sfruttare questo exploit al massimo, possiamo anche uscire. In genere a me questi trucchi non piacciono. Non li utilizzo mai quando si tratta ad esempio di guadagnare esperienza e altre cose del genere. E il motivo è che a mio modesto parere queste cose vanno a rovinare veramente l'esperienza di gioco. Ad esempio permettono a volte di potenziarsi anche troppo. Quindi in genere io appunto non le utilizzo, ma questo è un caso particolare. Infatti io diciamo che non considero il poter raccogliere un po' più roba più rapidamente un male, perché in caso alternativo cosa avremmo fatto? Saremmo praticamente semplicemente tornati qua indietro. Avremmo solo perso tempo, non si tratta di una meccanica che rompe il gioco, ad esempio facendoti guadagnare troppi punti esperienza o altre robe così. Sono abbastanza sorpreso del fatto che non mi ero accorto, incredibile, che c'era sia questa porta qua, folle, dai Sven togliti, sia quest'altra entrata. Non me ne ero per niente accorto. Incredibile. Altra roba per Sven praticamente. Ok. Grande. Soluzione della forza. Ok, era semplicemente una mini cantina, potremmo dire. Ah, ok, va bene. Sì. Va bene, quindi praticamente semplicemente si ritornava a questa zona. Qua abbiamo già fatto tutto, raccolto ogni cosa. Perciò direi che ci possiamo salutare e ci vediamo nel prossimo video, in cui questa volta veramente, lo giuro, qualsiasi cosa accada andrò nella città. Finalmente d'accordo. Di che si tratta? Esploreremo una città e vedremo un po' come sarà. Che bella emozione, entrare, trovare gente nuova, chiacchierare, bellissimo, una cosa che mi piace tantissimo. Ok, abbiamo anche trovato un oggetto che ci ha aumentato ulteriormente la furtività. Non ero stato molto attento nell'esplorazione. Al prossimo video.